EC709 è la soluzione software di Edilclima dedicata al calcolo dei ponti termici basata su un abaco ricavato da simulazioni agli elementi finiti secondo la norma Unin ISO 10211. Al suo interno sono presenti i nodi più comuni che si possono riscontrare in edilizia, riferiti sia a strutture isolate che a strutture non isolate. Il software consente di calcolare la trasmittanza termica lineica e di valutare il rischio di formazione muffa. È perfettamente integrato in EC700 al fine di velocizzare la simulazione energetica dell'involucro, ma può essere utilizzato anche in maniera totalmente autonoma. Vediamo ora insieme come funziona il programma. Dal comando dedicato alla creazione dei componenti involucro occorre innanzitutto creare un nuovo ponte termico selezionando come origine dei dati EC709. Questo consentirà di attivare l'abaco dei ponti termici a cui sarà possibile accedervi premendo il pulsante Configura ponte termico. Nell'interfaccia di EC709 è possibile selezionare la tipologia di ponte termico da simulare, scegliendo fra i nodi parete copertura, parete balcone, angolo fra pareti, parete solaio interpiano, parete parete interna, parete solaio controterra, parete solaio rialzato, parete pilastro e parete telaio. Per ognuno di questi si procede andando a filtrare le singole casistiche, in funzione del posizionamento dell'isolante o della sua eventuale assenza. A questo punto è possibile scegliere la specifica geometria da calcolare. Occorre ricordare che trattandosi di un abaco di ponti termici basato su simulazioni di calcolo agli elementi finiti, le geometrie visualizzate non sono modificabili. È necessario pertanto individuare la geometria più simile alla reale casistica, ricorrendo eventualmente a delle approssimazioni per identificare il modello da simulare. Scelta la geometria da calcolare, si procede con la caratterizzazione del ponte termico. Occorre richiamare le strutture coinvolte nel nodo in modo che possano essere mostrate le caratteristiche degli strati necessarie per compilare la sezione dei dati d'ingresso. L'immagine del ponte termico, dotata di apposita leggenda, mostra il riferimento ai singoli dati d'ingresso, rendendo più agevole il loro inserimento. Una volta inseriti tutti i dati d'ingresso, il software calcola la trasmittanza termica lineica di riferimento e quella di calcolo, entrambe riferite alle dimensioni esterne, al fine di essere coerenti con il rilievo delle superfici disperdenti dell'input grafico di EC700. Oltre alla trasmittanza termica lineica, viene anche determinato il fattore di temperatura critica FRSI, tramite il quale è possibile valutare il rischio di formazione muffa. Le condizioni interne ed esterne con cui condurre tale verifica sono eventualmente modificabili rispetto ai dati di default proposti, al fine di verificare anche situazioni particolari, come quelle in cui è presente un impianto di ventilazione meccanica, in cui la classe di concentrazione del vapore può essere ridotta a 0,004 kg a metro cubo. Premendo il pulsante OK, terminiamo la simulazione del ponte termico, il quale sarà inserito in EC700 e quindi utilizzabile per la costruzione dell'involucro dell'edificio. L'interfaccia mostra tutti i risultati della simulazione, come la trasmittanza termica lineica, che verrà utilizzata nei calcoli, e l'esito della verifica del rischio muffa. L'abaco di EC709 è ulteriormente arricchito da simulazioni dedicate a ponti termici particolarmente impattanti sulle riqualificazioni energetiche. Si tratta dei ponti termici di posa del serramento e di balcone che sono stati aggiunti in altre tipologie. Compilando i criteri di ricerca è possibile fare riferimento alle casistiche più comuni afferenti alle situazioni pre e post intervento. Le casistiche riguardanti le strutture isolate propongono soluzioni correttive che possono dimostrarsi molto utili per il rispetto dei requisiti minimi energetici. Queste simulazioni sono state svolte tramite il software di calcolo agli elementi finiti Mold Simulator di Darwin.
Chi è in possesso di MOL Simulator, software non compreso con l'acquisto di EC709, può eventualmente esportare il file di calcolo al fine di modificarlo e ricalcolarlo. Premendo OK, terminiamo anche in questo caso la simulazione del ponte termico. In caso di ricalcolo del ponte termico tramite MOL Simulator, sarà necessario abilitare MOL Simulator come origine dei dati ed importare il file con estensione .mlz. Abbiamo terminato la presentazione del programma. Vi ricordo che è possibile provare gratuitamente il software per 15 giorni grazie alla trial disponibile su www.edilclima.it. In abbinamento al software, Edilclima fornisce un servizio di assistenza tecnica qualificato ed efficace, disponibile da lunedì a venerdì senza alcun canone di abbonamento. Da 40 anni lavoriamo a fianco degli operatori del settore per creare soluzioni professionali ed efficaci, fornendo così un supporto qualificato grazie alla nostra esperienza. Non accontentarti di un software qualunque, scegli Edilclima.